Se ad ogni riconferma corrisponde il riconoscimento di un buon operato, allora hanno di che essere fiere le due candidate del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato. A guidare le liste per il plurinominale sono Daniela Torto alla Camera e Gabriella Di Girolamo al Senato. Al secondo posto, a Montecitorio, gli iscritti che hanno votato sulla piattaforma del Movimento 5 Stelle hanno scelto Livio Sarchese, seguito da Valentina Cornelli e Attilio D'Andrea. Nella lista del Senato, la Di Girolamo è seguita da Fabio Stella e Franca Orsini. Sicuramente sono molto soddisfatta, evidentemente il lavoro svolto in questi 4 anni è stato riconosciuto anche dalla base, il processo di selezione è quello di democrazia diretta, per cui lo abbiamo esercitato ancora una volta e andiamo orgogliosi di questo. Abbiamo parlato di distretto sanitario proprio qui a Chieti Scalo, abbiamo parlato di tanti argomenti che sfiorano più temi, dall'ambiente alla sanità. Ecco, questo sarà un impegno importante per i nostri territori e soprattutto per essere vicini agli enti locali che hanno una grande necessità di sostegno soprattutto nel lavoro dei parlamentari del nostro Abruzzo. Quanto ai temi nazionali, particolarmente divisiva è la questione del nucleare. Assolutamente contrari, ricordo la caduta del governo in seguito a quella provocazione di inserire la questione dell'inceneritore di Roma all'interno del decreto aiuti, quindi ecco, mi sembra che la nostra posizione sia assolutamente cristallina. I cittadini che voteranno Di Maio, oggi per voi come li definireste? Cugini che sbagliano? Luigi Di Maio ha fatto la sua scelta, ha preso un percorso diverso, ha deciso di allontanarsi dal Movimento 5 Stelle per le sue ragioni. Vedremo se e chi vorrà sostenerlo. Che sostanzialmente il mio lavoro in Parlamento e il mio impegno sarà quello di proseguire il lavoro già portato avanti in questi 4 anni e mezzo. Io ero in Commissione Infrastrutture, quindi mi sono occupata prevalentemente delle questioni inerenti alla ferrovia, quindi la velocizzazione della Pescara-Roma e l'autostrada. Quindi questo sarà il mio impegno prevalente, senza poi dimenticare anche la questione dei tribunali minori che come sulmonese mi ha vista attiva in ogni momento. Per la questione SNAM, dal momento in cui mi sono insediata l'autorizzazione era già arrivata, quindi si sta cercando di lavorare per migliorare quella che è la prospettiva anche in virtù delle prospettive della comunità europea che ci impone dell'abbandono delle fonti fossili al 2030-2050. Quindi nei confronti del centrodestra e del centrosinistra, voi come vi ponete? Immaginate delle possibilità di intesa con l'una o l'altra parte o no? Ci poniamo come polo alternativo e polo giusto, percorso giusto. Ci sono alcune condizioni dalle quali sicuramente non prescinderemo, condizioni tematiche chiaramente. Purtroppo abbiamo peccato un po' sulla qualità della comunicazione, siamo di fatto il partito che rispetto a tutti gli altri ha portato a casa più punti di programma, oltre la metà lo voglio ricordare.